Alta tensione tra Turchia e Olanda dopo che il paese Orange lo scorso weekend aveva vietato a due ministri di svolgere comizi per un referendum in programma mercoledì. Il vice premier in una conferenza stampa ad Ankara ha annunciato la sospensione delle relazioni ad alto livello con gli olandesi e tra l'altro chiuderà il proprio spazio aereo ai diplomatici. Per tutta risposta l'Olanda ha chiesto ad Ankara di ritirare le accuse di fascismo e nazismo. L'Unione Europea ha chiesto alle parti di moderare i toni, ma per tutta risposta da parte turca potrebbe arrivare una nuova minaccia con la rivisitazione dell'accordo sui migranti. Intanto il presidente Erdogan ha accusato la cancelliera Merkel di fomentare terrorismo dopo che la stessa aveva espresso solidarietà all'Olanda per quanto era avvenuto lo scorso fine settimana. Ricordiamo che erano stati dichiarati persone non gradite sia il ministro degli esteri che quello della famiglia turca. Anche la Danimarca è intenzionata a prendere provvedimenti. Mimmo Siena, Speciale News. Orrore e disgusto nel campionato di terza categoria piemontese dove un giocatore della formazione del Villaretto è stato protagonista di un raid aggredito da alcuni giocatori della squadra avversaria dopo aver difeso un giocatore di colore. Arrivato all'ospedale è stato sottoposto ad un intervento ma rischia di perdere un occhio. Incredibile la sconcertante presa di posizione della squadra avversaria da uno che si dice sia l'allenatore e ha giustificato l'azione dicendo: abbiamo fatto un agguato a un giocatore del Villaretto, ma non è così. Siamo stati attaccati da alcuni giocatori solo perché dicono che abbiamo offeso un giocatore di colore. La rissa è stata sedata dalla polizia che ha preso i nomi dei nominativi e nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi sulla vicenda. Mimmo Siena, Speciale News. A Cerignola ci sarà un seminario molto importante presso l'Istituto Tecnico Economico Alighieri il 16 ed il 17 marzo dal titolo Dire sì o dire no ad un adolescente, rimedi e strategie di intervento. Sono previsti interventi importanti tra cui anche la presenza del dirigente dell'ufficio scolastico provinciale episcopo e anche il vescovo della diocesi di Cerignola Ascoli Satriano in provincia di Foggia, Signor Luigi Renna. Sono previsti gli interventi del dottor Michele Loiacono sul mutamento antropologico e disagio diffuso e del dottor Colicchio dal cerchio magico alla scuola globale. Gigi Marinelli, coach della Castellano Udas, è stato un bel derby, bellissimo. La scena finale con tutti al centro del campo è stata veramente la scena più bella. Sul piano tecnico è stato un 84-81, che significa che avete mantenuto l'imbattibilità e vi state coccolando il titolo regionale già da una settimana. Sì, è stata una partita bellissima con un tifo corretto sugli spalti. Partita equilibrata per tutti i 40 minuti con un capovolgimento di fronte quasi ad ogni possesso, quindi partita apertissima e poteva vincerla chiunque. Noi bravi nei momenti decisivi a trovare un canestro da tre, un rimbalzo di Lillo e poi a gestire con i tiri liberi il vantaggio nelle battute finali. Comunque onore all'Olimpica che si è battuta e ci ha messo comunque in difficoltà. Una partita che per noi era la prima senza Teron e quindi non semplice perché dobbiamo ancora capire ora quali sono i nostri punti di riferimento e quindi anche le gerarchie e quello che il campo ci dice, insomma. Vediamo man mano anche con la prossima partita. Certo è che l'assenza si è fatta sentire sia di Sivus che di Cooper, certamente, ma evidentemente è un regolamento scoppiato veramente in ritardo su questa vicenda di tesseramenti irregolari. Sì, diciamo che c'è stata da entrambe le società la volontà e la solidarietà di non schierare gli americani perché o comunque gli stranieri, perché ricordo che né Olimpica né Udas avevano ricevuto ancora un blocco da parte della federazione. Quindi anche merito alle due società per la solidità dimostrata alle altre compagini.
Senti, adesso, prima dei playoff tra due mesi, c'è ancora un altro derby da affrontare in trasferta a Manfredonia. Un altro derby sicuramente, diciamo, meno, tra virgolette, sentito rispetto a... Scusate, perché sto ancora male, rispetto a quello di oggi. Ho chiesto ai ragazzi comunque di onorare la partita, anche se avevamo stimoli diversi, perché sapevamo che loro dovevano vendicare soprattutto il meno 52 dell'andata. Ripeto, però, per la cosa che ti ho detto prima, cioè quella di dover comunque giocare, abituarci al gioco, sarà una partita vera, perché nonostante a noi non serva, però penso, cioè, la dobbiamo onorare, dobbiamo giocare al massimo proprio per cercare quei meccanismi che ci potranno ritornare utili. Grazie. Si è completato lunedì sera il nono turno del girone di ritorno del campionato di Serie A con la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Torino. Dopo un primo tempo particolarmente equilibrato, nella ripresa arrivano i gol al sesto minuto con Immobile che venne servito da Basta, tocca in rete. Il pareggio granata arriva al 26esimo minuto grazie a Maxi Lopez. Poi di nuovo la Lazio in vantaggio con Keita con uno splendido tiro di destro all'incrocio dei pali. E poi nelle finale di partita Felipe Anderson mette il sigillo finale per il 3-1 biancoceleste, che consente alla formazione di Simone Inzaghi di tornare al quarto posto. Questi i risultati per esteso della a 4 giorni di campionato: Juventus Milan 2-1, a Genova Sampdoria batte Genova 1-0, a Reggio Emilia Bologna batte Sassuolo 1-0, Chievo Empoli 4-0, Fiorentina Cagliari 1-0, Inter Atalanta 7-1. Napoli Crotone 3-0, a Pescara Udinese batte Pescara 3-1, a Palermo Roma batte Palermo 3-0, a Roma Lazio batte Torino 3-1. La classifica: Juventus a 70 punti, Roma 62, Napoli 60, Lazio 56, Inter 54, Atalanta 52, Milan 50, Fiorentina 45, Napoli 41, Torino 39, Chievo 38, Udinese 33, Sassuolo, Bologna e Cagliari 31, Genoa 29, Empoli 22, Palermo 15, Crotone 14 e Pescara a quota 12 punti. Poco tempo per riposare, anche perché martedì sera di nuovo ritorno degli ottavi di finale della Champions League con la sfida tra Juventus e Lione. Mimmo Siena, Speciale News.